Su Instagram lo sappiamo, si può inserire soltanto un link, soltanto un link che funziona, che diventa azzurrino e tu ci puoi cliccare, ed è il link che inseriamo nella biografia. Ecco perché in ogni post che facciamo, che i musicisti fanno, che anche gli influencer, tutti quelli che usano Instagram a scopi promozionali, utilizzano la dicitura link in bio, perché l'unico link che funziona è quello nella biografia. Quando noi abbiamo il telefono non possiamo digitare, vogliamo essere super veloci. Quindi il modo migliore per indicare a qualcuno di andare in un determinato sito non è mettergli l'indirizzo web e poi questo indirizzo non si attiva, no? Perché nei post non funziona. Allora uno dovrebbe copiarlo, poi incollarlo, non lo farebbe mai. Allora uno dice link in bio, così ti preme sul tuo nome del profilo, va sul tuo profilo e poi clicca il link azzurro che trova nella biografia. Ecco perché tutti scrivono link in bio. Solo che è un po' fastidioso che ogni volta che tu devi promuovere una determinata cosa, devi cambiare il link in bio. E prima c'è il video che è uscito e poi c'è il singolo, e poi è uscito l'album, il link quindi dello streaming dell'album, il link del singolo, il link del video. È un macello, non puoi stare ogni volta a cambiare, cioè è un po' scomodo. Ma il grande Nicola Palumbo torna a colpire, per chi non lo conoscesse, il mio caro amico social media manager che ho intervistato anche su argomenti come Instagram e Facebook. Trovate i video, cercateli sia su YouTube che su Facebook, con i consigli che lui dà, no? Dal punto di vista di un social media manager, mediato da me che sono un musicista, e quindi consigli per musicisti. Veramente interessante, lui è uno che ne sa a pacchi e mi ha segnalato questo linkpot.io, praticamente uno strumento geniale basato su un'idea semplicissima, e come sempre la semplicità è geniale, che ci permette di avere un unico link in biografia e poi poter avere link diversi nei post. Detta così può sembrare, oddio, ma com'è possibile? È semplicissimo. Che cosa fa questo sito? Praticamente, se voi andate su linkpot.io, vi registrate, semplicissimo, stabilite il vostro link. Io, per esempio, ho messo linkpot.io/, potete scrivere il nome della vostra band, io ho scritto Michele Maraglino, quindi ho il link adesso, linkpot.io/Michele Maraglino, e questo lo andiamo a mettere nella biografia. Dopodiché, questo sito, questo tool, ti permette di inserire più link all'interno del tuo profilo su Linkpot. Mi spiego meglio. Tu sei dentro il tuo profilo, ti sei registrato e hai assegnato il tuo link. Dopodiché, crei un nuovo link, gli dici: guarda, a questo link associa il codice. Facciamo un esempio. Ora, c'è il mio corso, il musicista consapevole. Quindi voglio fare un post per promuovere il mio corso Musicista Consapevole. Allora, creo all'interno del mio profilo linkpot.io il link musicistaconsapevole.michelemaraglino.com e gli assegno il codice MCC. Che cosa succede? Quando la gente va nel link in bio e clicca su linkpot.io/michelemaraglino, troverà una finestrella dove mettere il codice. E io quindi, quando farò il post, gli dirò: è uscito il mio nuovo corso, se volete saperne di più, link in bio, e poi digitate il codice MCC. Quello clicca su linkpot.io/Michele Maraglino, che è il mio link generale, entra dentro e ha semplicemente una schermata con una barra per inserire il codice. Inserisce MCC ed arriva direttamente al link del corso. Ora, questo lo potete fare per un video, per un album. È stupendo, quindi voi avete un unico link. Registrandovi su linkpot.io, create questo link, dopodiché create tanti diversi link a cui attribuite un codice, e quando fate i post su Instagram, dite: è uscito il mio nuovo video, se lo vuoi andare a vedere, link in bio, e poi digita il codice NV, che può essere nuovo video. Capite quanto è figo? La gente ce la fa a fare tutto col dito, perché praticamente, se si interessa, clicca sul vostro nome, finisce nella biografia, clicca sul link e poi deve digitare semplicemente NV ed arriva al video. Quindi voi avete un unico link fisso che create appunto registrandovi su linkpot.io. Dopodiché all'interno è semplicissimo, create i vari link, gli attribuite i vari codici e fate i post promuovendo tutto quello che volete, da video, da album, sito internet che avete fatto la vostra band. Potete sbizzarrirvi sempre dicendo, per maggiori informazioni, link in bio. Digitare codice è il codice che volete, oppure link in bio, codice è una bomba. Fatemi sapere se lo usate. Se volete altre chicche di questo genere, trovate
Il mio corso, il musicista consapevole, che parla proprio di questi strumenti, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, per utilizzarli, per crescere, dal punto di vista della promozione, delle sponsorizzazioni, anche lezioni sulla tutela del diritto d'autore, Sound, FCI, sull'editore, su come fare le sponsorizzazioni, su come promuoversi nel metodo classico, su come trovare le date, su come farsi trasmettere in radio. Diventate musicisti consapevoli. Se lo fate entro oggi, il corso costa fino a mezzanotte 69 euro soltanto. Poi da domani il corso salirà a 147 euro, quindi vi consiglio di diventare musicisti consapevoli. Il link lo trovate in descrizione e poi su linkpot.io create i vostri link e fatemi sapere.